Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Gesù disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rimose, rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora dirò ai discepoli: «Non dire ad alcuno che egli è il Cristo». Parola del Signore. Io vorrei fare adesso questa domanda da parte del Signore a tutti: chi è per te Gesù? Cosa rispondereste? Se domandassi durante la messa della domenica ai parrocchiani che vengono a messa una volta a settimana e poi basta, che non sono disposti a fare niente di più che questo, risponderebbero con le cose che hanno imparato col catechismo da piccoli, ma risponderebbero delle cose che non c'entrano niente con la propria esperienza e con la propria vita. Pietro invece rispose con una cosa che lui aveva scoperto di Gesù Cristo e che per lui questa cosa ha significato tanto. Pietro, per andare dietro a Gesù Cristo, aveva lasciato il lavoro, lui faceva pescatore ditta individuale, pescava e vendeva il pesce. Lui aveva lasciato il lavoro, cioè non pescava più, non guadagnava più, viveva di provvidenza, aveva lasciato la sua barca. Pietro era sposato, non si sa se avesse figli. Maria Valtorta, che ha avuto rivelazioni sul Vangelo, dice che non aveva avuto figli. Comunque ha lasciato anche la moglie, che significava niente più rapporti sessuali. Non era che lui era un frate e ha fatto voto di verginità, ha fatto una rinuncia per una cosa più importante, per seguire Gesù Cristo. Perché faceva questo? Perché tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù Cristo valeva più della sua barca, valeva più dei suoi soldi, valeva più del suo lavoro, valeva più della sua moglie e valeva più del piacere del corpo. E lo seguiva. Chi non ha capito questo, non lo segue. Aiuta al mare, l'ultimo giorno di mare per tanti. E quindi non sta, non importa. Ieri mattina stavo leggendo questa parola per prepararmi per l'incontro di sera a Monte Falcone. E mi è venuto questa: ma io non ho mai pensato questa cosa qui. Ma guarda un po'. Per conoscere una persona occorre una rivelazione divina, altrimenti non la conosci. Beato sei tu, Pietro, perché questa cosa, che io sono il figlio di Dio, non te l'hanno rivelata la carne e il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. Pietro ha capito chi era Gesù Cristo a causa di una rivelazione. Per capire chi è una persona occorre una rivelazione. Occorre che Dio ti dica chi è quella persona, altrimenti non lo capisci. È vero o no questa cosa? Partiamo da Gesù Cristo e poi allarghiamo il discorso a noi. Gli abitanti di Nazareth
i compaesani di Gesù Cristo sono stati, sono cresciuti con Gesù Cristo per circa 20 anni. Di Gesù Cristo che cosa avevano capito? Che era un falegname. Basta. Falegname, figlio di falegnami. Quando Gesù Cristo torna a Nazareth dopo il battesimo del Giordano e va a predicarvi, la gente gli si scandalizza, dice: ma questo che cavolo viene venuto a fare? Chi si crede di essere diventato? Mosè si è messo a fare il profeta, si è messo a fare i miracoli. Ma come? Tu sei falegname, tu quante volte sei andato alla bottega tua a comprare le cose? Quante volte ti ho visto passando che tu stavi lì a segare, martellare, eccetera, eccetera? Poi ti sei messo in testa di fare il profeta, il carismatico, l'uomo di Dio. Gli abitanti di Nazareth non hanno accettato Gesù Cristo sotto quest'altra figura, sotto quest'altra interpretazione. Per loro Gesù era solo il falegname. Quando Gesù Cristo prova a allargare questa cosa, si arrabbiano. I Vangeli dicono che gli abitanti di Nazareth e la sua parentela più volte hanno provato, quando Gesù stava in giro per la Palestina a predicare il Vangelo, a fare delle spedizioni per convincerlo a tornare a Nazareth, a fare la vita di sempre, perché per loro era uno scandalo, la vergogna. Voi ci avete un parente, si è messo a fare il profeta. Così, prendevano in giro le persone. Quello è un falegname, ma che ha studiato forse l'università religiosa dal professor Hillel o dal professor Gamaliele? Non ha fatto nessuna di queste cose, ma il falegname che si mette a insegnare agli altri. Questo dicevano le persone. Quindi loro sono vissute per più di 20 anni con Gesù Cristo, hanno conosciuto chi era Gesù, hanno conosciuto soltanto una parte marginale di Gesù Cristo, Gesù lavoratore. Più di 20 anni di vita insieme, non hanno conosciuto chi era Gesù. La gente alla quale Cristo predicava ha conosciuto chi era Gesù Cristo? Ricordate la Domenica delle Palme, cosa fecero le persone a Gesù Cristo? Per quale motivo? Che Gesù cos'era per loro? Lo accolsero come il re di Israele. Per loro Gesù era uno che doveva andare al posto del re Erode, perché lui era degno di essere re di Israele, il re Erode no, e doveva guidare il popolo per diventare, come tempi di Mosè, libero dagli egiziani, ai tempi di Gesù Cristo liberi dai romani, e per fare un nuovo Stato di Israele. Altro che Mosè, Gesù Cristo aveva carismi più potenti, era un predicatore più bravo. Quindi loro lo conoscevano, nella loro mentalità hanno immaginato che Gesù Cristo fosse un re civile. Hanno conosciuto Gesù Cristo? Hanno capito chi era? No. E dai Gesù a dire: il mio regno non è di questo mondo, il regno dei cieli è in mezzo a voi, non si può dire sta qui, sta là, perché è un'altra dimensione. Non capivano le persone. Il sommo sacerdote Caifa, che sarebbe il Papa dell'Antico Testamento, il capo religioso più importante, quello che avrebbe dovuto essere più vicino a Dio di tutti, perché è il capo religioso dell'Antico Testamento, aveva capito chi era Gesù Cristo? L'ha fatto condannare a morte. Eppure lui guidava un popolo che era in attesa dell'inviato di Dio. Lui, con tutta la sua esperienza spirituale e religiosa, vedendo Gesù Cristo, sentendo parlare di lui,
aveva capito che Gesù Cristo era l'inviato di Dio per il popolo di Israele e poi per il mondo intero? No. Lui decide di mettere a morte Gesù Cristo per quale motivo? Perché lui fa quel ragionamento che, vedendo questo insieme di popolo, che tutti vogliono far diventare re, lui aveva paura che Gesù Cristo accettasse di diventare re del popolo di Israele, e poi, siccome non ci credeva ai suoi miracoli, dice: se il popolo si insorge contro i romani, che hanno eserciti invincibili sparsi per tutto l'impero, qui cosa succede? Vede l'imperatore con qualcuno di questi suoi eserciti, si chiamavano le legioni, e ci ammazza tutti quanti, fa una strage, altro che il re di Israele, ci fa morire tutti questo. E allora dice: meglio che muore uno solo piuttosto che un popolo intero. Lo decide lui la morte di Gesù Cristo, lo decide come capo religioso del popolo di Israele, decide la morte di una persona per salvare un popolo. Questo ragionamento è un ragionamento fatto in base a Dio o in base alla propria testa? Lui era un uomo che non faceva ragionamenti chiedendo: ma Dio, questo qui che fa tanti miracoli, è un vero tuo mandato o no? Non ha esercitato il discernimento spirituale su Gesù Cristo, ha fatto su Gesù Cristo il suo ragionamento usando le sue categorie e le sue idee. A lui gli riportava che il bene di tutti fosse che Gesù Cristo morisse. Il perfetto contrario, ripeto, il perfetto contrario di quello che lui avrebbe dovuto fare: riconoscere Gesù Cristo come l'inviato di Dio per il popolo di Israele ufficialmente e mettere tutto il popolo nell'ascolto di Gesù Cristo. È una cosa tremenda. Questo peccato che ha fatto il capo religioso dell'Antico Testamento è proprio l'espressione di una delle categorie più brutte di peccato, il peccato di una religiosità falsa, che dice di credere in Dio e in realtà non ci crede. Lui, per fare questi giuramenti, ma come? C'era un comandamento che dice non uccidere, e lui decide che Gesù Cristo doveva morire, quindi decideva di ucciderlo. Lui è il primo che non mette in pratica la parola del Dio che rappresenta davanti a tutti. Ecco la falsa religione, della quale la Chiesa oggi pure è intrisa, di persone che anche altolocate non ragionano in base al Signore, ma in base a criteri umani, fanno politica, fanno mezza politica, mezza religione, e non portano avanti il regno di Dio, ma il regno del mondo. Il fatto che il sommo sacerdote, con tutto il sinedrio che oggi corrisponderebbe al collegio dei cardinali, gli va dietro e tutti decidono che Gesù Cristo deve morire, indica che nessuno di questa persona, di queste persone, ha conosciuto chi era Gesù. Il non conoscere una persona, che cosa fa conseguire per la persona non conosciuta? La sua morte. Se conosci una persona, hai capito chi è, ti rapporti con questa persona nel modo giusto. Se non la conosci, la ammazzi. Fisicamente, moralmente, spiritualmente. Io sto dicendo questa cosa: far vivere o far morire una persona dipende dal conoscerlo. Se lo conosci, vive questa persona. Se non lo conosci, lo ammazzi, convinto di fare una cosa giusta. Chi sono persone che hanno conosciuto Gesù Cristo? Nicodemo o Bartolomeo, che dir si voglia, ha conosciuto chi è Gesù Cristo?
La festa di Bartolomeo Nicodemo era il 24. Quando ha conosciuto e perché ha conosciuto Gesù Cristo? Nicodemo non aveva mai incontrato Gesù Cristo. Un suo amico che l'aveva già incontrato, Filippo, ce lo accompagna. Prima che Nicodemo possa dire A, Gesù lo precede e dice di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Nicodemo rimane sorpreso perché dice: ma tu come mi conosci? Ecco, fuori la conoscenza, come mi conosci? Se oggi per la prima volta mi hai visto e se non sai niente di me, al massimo qualcuno avrebbe potuto parlare di me, ma tu mi dici una cosa precisa, così che hai fatto centro paccato. Avete presente il tiro all'arco con i centri? Se uno va sul cerchio più piccoletto fa il massimo dei punti. Hai fatto il massimo dei punti, hai preso il cerchio più piccoletto. Come hai fatto a fare questo? E dice: beh, certo che sei così. Prima ti ho visto quando tu eri sotto il fico, che era un'espressione idiomatica, diremmo noi oggi, per dire: tu stavi leggendo la Bibbia, tu sei innamorato della parola di Dio, tu stai cercando Dio attraverso le scritture, sei un vero israelita, vero. Così ogni persona che ama Dio nel popolo di Israele fa per cercare Dio, studia la Bibbia. Allora, quando lui si sente ancor più conosciuto e vede che questa cosa Gesù non lo poteva sapere per via umana, ma è stata una del Padre a Gesù Cristo che glielo ha fatto conoscere, chi era Nicodemo: tu sei veramente figlio di Dio. Quando Nicodemo si sente conosciuto nell'intimo, tu sei il figlio, conosce chi è Gesù Cristo, tu sei il figlio di Dio. Quando Gesù Cristo fa l'esempio del pastore e delle pecore, vi ricordate che il pastore chiama le sue pecore una per una, le conosce per nome, e le pecore conoscono il pastore e quindi lo seguono. Se ci fosse avuto un altro che loro non conoscevano, non lo seguivano. Il seguire o il non seguire una persona dipende dal fatto che le pecore conoscono il pastore e che il pastore conosce le pecore per nome, una per una. La conoscenza, conosceva la persona, cioè vale pure con gli animali, figuriamoci con le persone. Allora adesso allarghiamo un po' il discorso ai nostri notizzazioni per capire quanti discorsi sono importanti o no. Il sacerdote, quanti giovani ha incontrato il sacerdote? Allora, per esempio, una caratteristica dei nostri giovani, delle ragazze, è che i ragazzi pieni di ormoni sessuali da sfogare, quando stanno subito rapporto sessuale pieno, se non il primo giorno, il secondo e il terzo, oppure comincia a torturare la ragazza fino a quando questa qui cede, ma quello è una cosa che non può mancare, deve essere fatta prima possibile. La ragazza, sperando che il ragazzo le voglia bene, si innamori di lei, che fa? Si concede, cede e si concede. Poi, quando ha visto che il ragazzo ha fatto quello che ha voluto, di più non sa fare. E quella rimane insoddisfatta, buggerata, perché il ragazzo guardava e sapeva amare il suo corpo, ma non sapeva amare lei, la sua persona, perché il ragazzo non l'ha. Conosce il suo corpo, le fattezze fisiche, le ha studiate, sognate, desiderate,
ma non ha la capacità di andare dentro la persona, non conosce chi è veramente quella persona. Quello non è un corpo, non è una, un pezzo di ciccio delle curve mozzafiate, è una persona. Se uno non è capace di conoscere quella persona e di conseguenza di amarla, fa insoddisfatta, di più ammazza moralmente quella persona, perché ti senti sfruttata e abbandonata, non capita. Una delle sofferenze più grosse in campo coniugale, anche dopo 15-20 anni di matrimonio, di vivere col coniuge che non ti conosce, che non ti capisce, che non sa chi sei, che non, dico, se non sa chi sei, se non, dico, no, quello che fa ti fa soffrire, sbaglia, non fa centro, tira fuori, fa cilecca, fa soffrire, ammazza moralmente la persona. È vero o no questo? Tremendamente vero. Perché noi diciamo, adesso la regola per i giovani oggi è di convivere, perché il matrimonio costa e poi bene o male è un legame. Perché mi devo legare a una persona? Perché devo perdere la mia libertà? Dal giorno al giorno conviviamo, se stiamo bene, il giorno che ci lasciamo non c'è problema. Non si sposano neanche in comune i giovani, non è che soltanto crisi di fede, neanche perché se uno si sposa in comune, bene o male ci vuole l'avvocato del giorno del divorzio per fare la pratica, eccetera, e costa i soldi, meglio la convivenza. Abbiamo una marea di giovani conviventi, normalmente senza figli perché il figlio già lega troppo i giovani, e stanno così. Che diciamo noi ai giovani conviventi? Che finché non mettono Cristo in mezzo al loro apparente volersi bene, non si ameranno mai. Non conosceranno che cos'è il matrimonio, che cos'è l'essere in due una cosa sola. Questo gli diciamo. Quando qualche coppia ascolta e poi si sposa, dopo che si è sposata, ma è totalmente diverso, perché permette a Cristo di far conoscere a ognuno dei due coniugi chi è l'altro, rivelandogli la persona. Allora il ragazzo riesce ad amare la ragazza e a farla felice, e la ragazza riesce ad amare il ragazzo e a farlo felice, cosa che prima era totalmente impossibile perché mancava quella conoscenza che solo Dio può dare alla persona. Perché questo? Ma non vi ricordate che qualcuno ci ha fatto a sua immagine e somiglianza? Se Dio è un abisso infinito e insondabile, ogni essere umano è un abisso infinito e insondabile, ed è un mistero grande, superiore alle capacità umane di comprensione. Per amare una persona, per capire una persona, ci vuole che Dio ti riveli chi è quella persona, altrimenti non puoi, anche col massimo delle buone intenzioni. È venuto qui qualche tempo fa una ragazza, ha fatto un figlio con un islamico, però lui non è islamico. Mi ha detto, ma se mia ragazza vuole battezzare il bambino, io la lascio libera, sono contento, si può battezzare. Allora, lui innamoratissimo di lei, lei innamoratissima di lui, sono andati a convivere, non si sono sposati né civilmente né nella religione, perché lei cattolica, non praticante, lui peggio che peggio islamico, praticante zero assoluto. La mamma di lui invece pratica, lui non pratica, mai praticato, non gli interessa la religione. Allora dice, forse pregheranno per fare il battesimo. Lui dice, disposto a sposarsi pure, non è un problema.
Allora, questo qui è il matrimonio più pericoloso che esista per la ragazza. Per quale motivo? Perché anche se l'altra parte per amore concede tutto quello che chiede la ragazza, prima o poi interverrà la famiglia del ragazzo che dice: guarda, tu sei islamico, perché nella religione dell'Islam non si diventa religioso perché uno fa un'esperienza di fede, allora comincia a credere in Dio. No, lì basta la discendenza etnica. Tu sei nato da famiglia musulmana, di conseguenza sei musulmano. Se tu cambi religione, Allah ti punisce con la morte, perché tu abiuri la fede in cui sei nato. Allora, prima o poi, per esempio quando col lavoro questo ragazzo ha fatto abbastanza soldi, se ne torna al suo paese, dove con il cambio fa il signore, questo ragazzo dirà ai genitori: tu qui in patria tua, che è islamica, devi essere islamico, devi cominciare a frequentare la moschea. I figli appartengono al marito, non alla moglie, e quindi loro devono diventare islamici perché sono nati da un islamico. Che battezzato o non battezzato non gliene frega niente alla famiglia musulmana, perché per loro non conta quella cosa, una cosa che non esiste, che il battesimo toglie il peccato originale, mette lo Spirito Santo, non esiste questa cosa per loro. Devono diventare islamici. La moglie, beh, se accetta di essere islamica, ben venga pure lei. Se vuole rimanere cattolica, tu la lasci e te ne pigli un'altra islamica. La religione lo permette. Non c'è peccato nel divorziare. Per loro cambiare donna è possibile, la cosa giusta. Allora l'italiana cattolica resta, come si diceva un tempo, cornuta e mazziata. Cornuta perché il marito, che era innamoratissimo, sposa un'altra, mazziata perché quattrini finiti, scomparsi c'era il marito e perde pure i figli. Perde, poi voglia fare le cause internazionali di diritto, eccetera, con i musulmani non si ragiona, con i figli appartengono al marito e devono essere musulmani. Questo succede. Lui non ha conosciuto lei. Lei, innamoratissima, non ha conosciuto lui e la sua famiglia. È rimasta buggerata. Sono dolori mortali questi. Errori di questo genere. Giocarsi la vita con i propri aguzzini è una cosa tremenda. Attenzione. Altre persone che hanno conosciuto Gesù Cristo. Il centurione che stava eseguendo la condanna a morte con i suoi soldati di Gesù e degli altri due assassini. Ha conosciuto Gesù Cristo? Che cosa ha detto sotto la croce? Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Lui ha conosciuto chi era Gesù Cristo, anche se non era cresciuto nella religione ebraica, non sapeva chi era Abramo, Mosè, Davide, i profeti, Isaia, Ezechiele, eccetera, eccetera. Ma lui, vedendo morire Gesù Cristo, ha capito per rivelazione, non perché era intelligente lui, ma per rivelazione, chi era Gesù Cristo. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Io vorrei vedere quanti cattolici, quante persone che vengono al messo possono dire questa cosa che ha detto quel centurione. Gesù Cristo è veramente figlio di Dio. Se uno ha afferrato questa realtà, ti possono segare le gambe, le braccia, torturare, farti esplodere. Non lo abbandonare più, perché Dio va sopra di tutto, sopra di tutto. Veramente quest'uomo è figlio di Dio. I martiri si sono fatti sbandare dalle belve perché hanno conosciuto che quello che Pietro, Paolo e altri hanno predicato, quel tale Gesù di Nazareth, era veramente figlio di Dio.
lo hanno sperimentato attraverso la predicazione. Allora, guardate, una cosa che tra le persone esiste un certo legame, perché uomo è parente, allora fratello, sorella. In campo cristiano il legame del sangue conta vicino allo zero assoluto. In campo cristiano conta solo una cosa, conta essere fratelli e sorelle in Cristo. Se c'è non il sangue, ma un altro sangue spirituale che si chiama Spirito Santo, che circola in noi, tu, mi siete più fratelli e più sorelle dei miei fratelli e sorelle carnali. E l'amore che ci lega farebbe diventare impossibile qualsiasi litigata, per esempio in base ai soldi o all'eredità. Allora, San Francesco, parlando ai suoi frati, la parola frate è nata come abbreviativo di fratello, suora abbreviativo di sorella, non nella carne ma nello spirito. I frati chi sono? Perché vivono in comunità insieme? Sono le persone che si sentono parte di una famiglia spirituale e vivono insieme, proprio perché condividono lo stesso sangue spirituale, lo spirito di Dio. Diceva San Francesco, la differenza tra l'amore naturale e l'amore soprannaturale. Allora, l'amore naturale, dice, ha la sua espressione più alta in quello della madre per un figlio. La madre per un figlio, se è vera madre, è qui in natura, gli animali amano i figli, guai chi li tocca. Provate un po' a togliere i micetti a una mamma amica, sta 3 giorni a girare tutto per poterli ritrovare, non si ferma mai, poi alla fine si rassegna, ma è impossibile che lei non senta niente, perché ha un amore tremendo per i suoi figli. Allora, il culmine dell'amore naturale è che quando una madre, per esempio, non so, è partorire, e il dottore dice, qua la situazione è grave, o te o il figlio. Oggi i dottori fanno morire il figlio per salvare la madre, così non si beccano le denunce, e dice, beh, la madre fa altri figli. La madre dice, no, io voglio, muoio, ma mio figlio vive. Questo dice la madre. E sceglie per il figlio invece che per se stessa. Perché è madre. Allora, quando lavoravo con i tossicodipendenti, conobbi una famiglia di Portodascoli, famiglia, lei c'è una signora vedova con 2 figli, tutti e 2 tossici. Il primo, o meglio, il secondo era più svelto di testa, si sapeva gestire. Comprava la droga, la tagliava, la rivendeva e un po' se ne consumava. Con quella rivenduta si era fatti i soldi per comprarsi altra droga, un po' ne consumava, la tagliava, la rivendeva, faceva così e si gestiva le sue entrate, le sue uscite e la sua tossicodipendenza in questo modo. Il primo figlio era un po' più scemo, non riusciva a fare questo e diceva, mamma dammi i soldi. La mamma faceva la bidella, era vedova. Non so, per rendervi conto, uno che si tocca tutti i giorni, quando ho seguito i dipendenti, il quartino di droga, quarto di grammo, costava 50.000 lire. Un tossicodipendente di solito al giorno prendeva dai 2 ai 3 grammi di droga al giorno, che significa 200-400.000 lire al giorno. Riportata ad oggi sarebbe circa 200 euro al giorno, 150-200 euro al giorno. Al mese quanto è? Chi arriva a prendere uno stipendio del genere? Nessuno può comprarsi e nutrirsi il vizio della droga con i soldi di uno stipendio. E questo qui, che non sapeva gestirsi come faceva il fratello minore, rompeva sempre le scatole alla madre per avere i soldi.
A lui non gli importava se i soldi erano finiti o no, gli doveva dare punto e basta, doveva andare a prendere in banca, qualsiasi cosa, purché lui aveva i soldi per drogarsi. E quando non arrivavano i soldi, arrivava l'astinenza, non è che quello diceva, vabbè, mo resisto perché non c'ho i soldi, mamma. L'astinenza porta fuori di testa la persona, arrabbiato nero, e quante volte ha picchiato la madre per avere i soldi per drogarsi. Un giorno gli date così tante che la madre è andata in ospedale, gli hanno messo un sacco di punte per tutto, persino dentro la bocca, non so che cavolo gli ha fatto questo qui. Allora, quando uno va in pronto soccorso massacrato di botte, ti chiede pronto soccorso, che cosa è successo? Se uno dice uno mi ha menato, scatta subito la denuncia penale contro quello che ha fatto, dato le botte alla persona. L'ospedale si è posto di polizia per questo, sapete queste cose qua. Lei ha detto, mi sono cascata dalle scale per coprire il figlio che l'aveva ricoperta di botte, per non farla andare in carcere, per non far prendere la denuncia penale e così via. Ha fatto più volte così. Hanno capito i medici che non era questo, però insomma ha detto così. Il giorno dopo al lavoro, la bidella, ma che hai fatto, perché io? Mi sono cascata dalle scale. Ecco, ha difeso sempre il figlio, che madre eroica, ha sempre difeso il figlio, non ha fatto mai prendere una denuncia penale. Poi una volta andammo a fare il colloquio, questo figlio entrò in comunità, con la madre, con questo eroismo, riuscì a far andare il figlio in comunità. Poi non ho perso di storia, visto questa storia, non ho saputo più niente. Ma eroica, con botte a sangue, ha difeso il figlio così. Sì, per suo figlio l'ha fatto questo. Se l'avessi picchiata quel delinquente del figlio della vicina, avrebbe fatto la stessa cosa? Per il proprio figlio? Ecco, allora, l'amore naturale ha come questo punto di livello massimo che per la propria carne, per il proprio sangue, si fa tutto. Ma non si fa tutto per quelli che non sono del proprio sangue. Dice San Francesco, rivolgendosi ai frati, durante le ferie, se dal punto di vista naturale può arrivare a tanto l'amore di una madre per i figli, noi che non ci amiamo per motivo di sangue, ma che ci amiamo per lo Spirito di Dio che circola in noi, quanto di più ci dobbiamo amare? Quanto più grande deve essere la nostra unione? Che significa che questa sera l'unione che ci dovrebbe essere di noi dovrebbe essere 100 e 1000 volte più grande dell'unione che ci sta in qualsiasi vostra famiglia, mia compresa. Perché nessuno ha nella propria famiglia, a meno che non ci abbia tutti i membri della famiglia credenti allo stesso livello, quello che c'è in comunione adesso tra di noi. Qui come fa a scoppiare una lite sui soldi? I primi cristiani non dicevano mio le cose che gli appartenevano, dicevano nostro e mettevano ogni cosa in comune. Facendo così, la prima comunità cristiana sconfisse la povertà. Non esistevano più poveri nella prima comunità cristiana, perché quando uno riceveva qualche cosa c'era pronto, non aveva manco chiedere, l'altro interveniva vedendo che quello c'era bisogno, perché non c'era più il mio, c'era il nostro, ogni cosa era in comune, a partire dalle cose spirituali per arrivare alle cose materiali. Così sconfigge la povertà. Quante persone hanno provato nel corso della storia a sconfiggere la povertà? L'ultima grande ondata è stato il marxismo, e qui per esempio i proletari italiani, mi ricordo quando le ragazzine dicevano ad avvenir baffo, a mettere a posto le cose, questo da piccolo sentivo così, ricordate questa espressione? Baffo era Stalin, che doveva venire a invadere l'Italia, toglieva i soldi ai ricchi, li distribuiva ai poveri, e la povertà non c'era più. Bene, sapete perché è crollato il muro di Berlino e tutti i regimi dell'Est Europa? Perché nei regimi dell'Est Europa l'economia è andata così male
che sono diventati tutti quanti poveri. Per fame sono caduti tutti i regimi, a cominciare dalla Russia, tutti i regimi dell'Est Europa, ed è crollato anche il muro di Berlino. Perché Stalin non amava il popolo. Stalin non si sa ancora tutt'oggi quanti milioni di persone, non dico centinaia, quanti milioni di persone ha fatto fucilare. Lui ha fatto così, faceva fucilare subito le persone. Stalin, questa è un'altra cosa che non si sa, sapete adesso il problema tra l'Ucraina e la Russia, che c'è una parte che ha invaso dell'Ucraina? L'Ucraina non ci vuole stare sotto la Russia. Ai tempi di Stalin era invece sotto la Russia, c'era la CCP, la Federazione Russa, l'Impero Russo. Siccome l'Ucraina, famoso granaio d'Europa, che c'è una terra eccezionale, il grano viene ottimo, ne viene tantissimo, siccome l'Ucraina voleva ribellarsi, che ha fatto Stalin? Ha fatto radunare tutte le vettovaglie delle grandi città dove ci siamo i russi, le ha circondate con l'esercito, ha dato a fuoco l'Ucraina, ha fatto morire per fame non si sa quanti milioni di ucraini, 10, 15, 20 milioni di ucraini morti per fame. Questo la storia non lo dice. Quando, per il comunismo cosa faceva? Con la rivoluzione di Lenin, quando è andato al potere il primo grande comunista, Lenin, che con la rivoluzione armata tolse il potere allo zar Nicola II e nacque lo Stato russo. Che cosa bisognava fare? Togliere tutti i beni a tutti quanti, lo Stato diventava possessore di tutto e poi stipendiava le persone. Così, dovunque c'è un regime comunista, questa è la cosa: lo Stato possiede tutto e tutti sono dipendenti statali stipendiati. Quando questa cosa arrivò ai famosi contadini culacchi, e allora lo Stato diventava il proprietario delle terre dei contadini, e quindi disse: ma queste sono le terre nostre da centinaia e centinaia di anni, non le diamo a nessuno. No, perché lo Stato diventa proprietario e poi vi dà lo stipendio. Ma che stipendio? Noi cambiamo di questo, non abbiamo bisogno di essere stipendiati. Si ribellarono. Stalin ha fatti fucilare 3 milioni di contadini, la gente povera, 3 milioni ne ha fatti fucilare. Se Baffò veniva in Italia, che succedeva? Risolveva il problema dei poveri? Disastro. Anche semplicemente dal punto di vista economico, proprio questo fatto che lo Stato possedeva tutto e dava lo stipendio per fare uguale, ha prodotto la più grande diseguaglianza che esiste. Perché chi faceva parte dell'apparato statale, tutti i vari politici, l'apparato militare, eccetera, possedeva tutto e quindi stramiliardario. Gli altri andava bene se sopravvivevano con lo stipendio dello Stato. In tutti, adesso noi stiamo diventando così in Italia, siamo su quella linea lì. In tutti gli stati comunisti successe questa cosa qui, che il 5% dei membri del popolo era stramiliardario, il 95% sopravviveva a malapena. Quando andai in Bielorussia nel 93, ancora dovevano succedere queste cose, dovunque andavo vedevo volti tristi, così. Io ci andai per il fatto dei bambini di Cerno, mi volevo organizzare un carico di bambini senza passare attraverso la stazione di russe, che c'era tutta una mafia che speculava sui bambini. Dunque andavo in giro per i paesi, nessuno sorrideva. Allora chiesi all'interprete una volta, dici: ma chiedi a questo bambino che ha avuto 7-8 anni, perché non sorridi? Glielo disse in russo, quello rispose, dice: ma che ti ha detto? Mi ha tradotto: perché i prezzi sono troppo alti. Perché a casa sentiva soltanto questo nel discorso, non arrivava più nessuno con lo stipendio a vivere. Per cui gli operai, la prima cosa che facevano appena uscito il lavoro, sbronza al caffè con la vodka di qualità pacca fegato tremenda. Tutti i giorni appena uscito il lavoro ubriachi, perché nessuno più
poteva pensare alla realtà per quanto era brutta, non c'era avvenire, e l'avvenire sarebbe stato 10 volte più brutto del presente, e così via. Il comunismo non ha tolto la povertà nel mondo, ha fatto soltanto morire circa 100 milioni nel mondo di persone. Fu uno dei motivi per cui apparse la Madonna a Fatima chiedendo allora la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, consacrazione mai fatta dalla Chiesa, neanche da Papa Giovanni Paolo II, da Tustus, neanche da Papa Francesco. Questa consacrazione, secondo le modalità in della Madonna, non l'ha fatta mai nessuno. E chi oggi, ci sono movimenti basati sui messaggi di Fatima, chiedono ancora e fanno appelli perché avvenga questa consacrazione, non viene accettata. Allora dice chi, l'unica realtà che ha potuto togliere la storica e tremenda diseguaglianza tra ricchi e poveri del mondo è stato il cristianesimo, perché non agisce con le armi, non agisce con la violenza, agisce per amore. Se io ti amo, come faccio a vederti che soffri la fame? Se io c'ho di più e tu cambi con di meno, ma ti voglio bene, tu devi avere quello che c'ho io. Sono io stesso che c'ho di più che voglio che tu abbia quello che c'ho io, perché siamo uguali, siamo figli di Dio allo stesso livello, non ci può essere diseguaglianza. L'amore toglie la diseguaglianza sociale senza ribellioni, senza rivoluzioni, senza sangue da versare. Non c'è bisogno di uccidere nessuno, si fa per amore. Ma questo perché si conosce l'altro. Altra cosa di oggi, avete sentito che Gesù Cristo dice a Pietro: quello che tu legherai sulla terra sarà legato nei cieli, quello che tu sciogli sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questa è una cosa da scoprire, perché quando Gesù Cristo parla a Pietro, sì, parla a Pietro come capo della futura Chiesa, ma parla a noi tutti quanti che quando incontriamo Cristo abbiamo quell'esperienza di diventare persone, Pietro, rocce. Guardate che dice San Paolo. San Paolo dice che, lui fa così, contempla le cose di Dio e le annuncia in maniera meravigliosa, dice così: è piaciuto a Dio di salvare il mondo con la stoltezza della predicazione. Vi ricordate questa espressione? Se leggete la Bibbia. È piaciuto a Dio di salvare il mondo con la stoltezza della predicazione. Stolta perché predicare Cristo crocifisso, oggi tu parli di, se tu parli di politica, se tu parli di sport, ma un po' a parlare di Cristo, diciamo qua, andiamo a parlare al bar di Cristo, guarda, ci metto l'orologio, meno 30 secondi scompaiono tutti. Ah, c'ho da fare, ho lasciato mia moglie sola, scompaiono tutti. Nessuno vuole sentire parlare di Dio, non vogliono sentire parlare di Dio. È una cosa stolta, un argomento che non dà fastidio. Se tu parli, invece sta di Gran Premio, non so come andrà a finire, tu parli di quello, tutto è lì, se uno viene, oh, mi dai un caffè, stai zitto, cioè quello, gli urlano. E tu vai a parlare di Dio, non accettano questo discorso, la stoltezza. Beh, a Dio è piaciuto di salvare il mondo con la stoltezza della predicazione. Che significa? Che non soltanto Papa Francesco, il Vescovo, Don Marco, chiunque possiede in se stesso la parola di Dio ha la possibilità di salvare il mondo. Perché Dio ci ha dato la chiave che apre i cuori alla conversione, mettendo sulla nostra bocca il Vangelo. Ma quanto è potente questa cosa? Se oggi io sono prete è perché Cristo mi ha convertito prima, poi ho dedicato la mia vita perché si convertono anche gli altri. Ho sentito questa chiamata perché questa deve essere la mia vita. Perché non mi interessa? A me non mi vuole dire uno che perché ci sono più occasioni bisogna concedere i preti che si sposino. Questa è una frescaccia, è un inganno diabolico. Ci vogliono persone convinte di Cristo,
perché ci siano più preti, non che ci sarà il fatto che uno c'è la famiglia e che sono i problemi di sesso a determinare la vocazione di una persona. È quello che Cristo gli ha dato. Allora mia vita avesse detto annunciare il Vangelo, perché so che cosa significa, perché stavo nell'inferno, Cristo mi ha salvato, so che significa stare male lontano da Dio. Allora dico a tutti, Cristo è la tua salvezza, Gesù Cristo. E faccio, se l'incontro, c'è una messa dove viene la gente soltanto per soddisfare il presente vestito, quella messa che non vale niente perché nessuno si salva da quella messa, quella mia è una messa di morte. Allora non capisco, però che un incontro dove invece venga fuori la vita delle persone, dove i cuori cambiano, comprendo che è il Signore, questo deve succedere. È piaciuto a Dio di salvare il mondo attraverso la sorgente della predicazione. Io, te possiamo dire alle persone: Gesù ti ama, Dio esiste, Dio ha cancellato i tuoi peccati, stai male, stai nel buio, stai esaurito, stai depresso, perché sei lontano da Dio, la direzione di camminare è quella verso Cristo. Esci fuori dalla pressione, butta via il psicofarmaco, cioè accetta Cristo come Signore della tua vita, poi vedi come stai bene. Che vai dallo psicologo a perdere un sacco di quattrini e non risolvi mai i problemi, a fare psicoterapia di anni e dopo sei peggio di prima. Gesù Cristo ti mette la luce interiore e ti dà la potenza di risorgere. Questo annunciamo al mondo. E quando viene battezzato un bambino, gli dice: tu sarai sacerdote, re e profeta. Sacerdote, perché tu farai una sola messa nella vita tua, perché non diventerai prete, ma una messa la farai, quale? Quella di te stesso, offrendo di te come sacerdote sull'altare della vita, offrendoti per la gloria di Dio, offrendoti per il bene degli altri, diventi pane eucaristico per tutti. Questa è una messa che devi fare nella vita. Sacerdote, e poi re, e poi profeta. Profeta per annunciare al mondo la parola di Dio. Questa è la cosa. Oggi il mondo ha bisogno di persone che annunciano la parola di Dio. E quella parola è quella che ha il potere, è la chiave che ti permette di aprire i cuori. E dove quella chiave apre, nessuno può chiudere. Quando uno ha scoperto Dio, come ha fatto ad andare indietro? Nessuno può chiudere. E un po' se qualcuno ha convinto Pietro, dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo a Pentecoste, a tornare a fare il pescatore. C'era andato a fare il pescatore Pietro? No, ha dedicato la sua vita a annunciare il Vangelo per il resto della vita fino a morire martire per il Signore. Ma mai è tornato a fare il pescatore. Non è mai tornato a fare la vita di prima. Nessuno può chiudere quando Dio apre. Questo succede. È vero questo, sentite che è così. Quanto è vero, quanto è potente questa realtà. E quando chiude il Signore nessuno può aprire. Quando smette un tossico di drogarsi, perché ha fatto la disintossicazione, perché ha fatto il cammino terapeutico, perché si trema. Ma se uno ha smesso perché ha scoperto Cristo che lo ha liberato da quel vizio, non ricomincia più a drogarsi. Perché dove Cristo chiude, dove Cristo ha chiuso quel vizio, nessuno può aprire, neanche Satana in persona, perché Cristo è più forte di Satana. Invece lo psicologo è più forte di Satana, ma di Cristo no. Questa è la grandezza. Allora, è piaciuto al mondo, è piaciuto al Signore, ha fatto questa scelta a Dio. Salvare il mondo, oggi il mondo si salva attraverso la stoltezza della predicazione, attraverso noi che annunciamo il Vangelo. Una buona notizia. Il mondo sta morendo. Ditemi se non è così. È tutti i giorni peggio. Quale persona di noi non si ricorda che prima era un po' meno peggio di adesso? Ogni giorno il mondo peggiora. Ogni giorno il mondo muore. Esiste più una cosa in giro che si chiama rispetto. Costa. È rimasto sul vocabolario che in un tempo c'è una cosa, rispetto. Chi è che c'è? Va un po', più si va in basso in età, meno c'è rispetto.
un'altra parola che si chiama obbedienza. Dove esiste questa cosa qui? Qualcuno da retta, qualcuno, un figlio obbedisce ai genitori, qualcuno obbedisce ai superiori, fanno tutti come cavolo gli pare. Anzi, se uno dice così, sicuro che non fa il contrario. Quale figlio obbedisce ai genitori? È sempre peggio. Il mondo, siccome ha lasciato Cristo, va verso la sua distruzione. Questo è il futuro. Allora noi, che abbiamo scoperto qual è la vita, abbiamo una responsabilità nei confronti del mondo. È piaciuto a Dio di salvare il mondo attraverso la stoltezza della predicazione. Abbiamo da predicare il Vangelo. Abbiamo da dire alle persone chi è la salvezza. Non lo facciamo oggi. Il male di oggi è il menefreghismo riguardo a Cristo. Non interessa a nessuno. L'indifferenza religiosa infinita. L'ISIS ha fatto vedere in un filmato prodotto nei loro studi dove fanno queste cose che il prossimo obiettivo dell'ISIS sarà qui in Italia. Quindi qui ci sarà un grosso attentato programmato, come già detto, e l'obiettivo dell'ISIS, dice, l'ultima tappa da realizzare per concludere la loro opera è conquistare Roma. Ma non Roma nel senso Roma la città della Raggi, Roma la capitale mondiale del cristianesimo. Questa Roma interessa a loro, perché loro devono mostrare che Allah è più grande di Cristo, che Allah è l'unico Dio, Gesù Cristo è falso. Allora in questo video hanno rotto delle statue di Cristo al capo della religione del cristianesimo, santo non santo, non frega niente a loro, hanno strappato l'immagine ai posteri di Papa Francesco e hanno detto che i cristiani pagheranno il sangue dei musulmani uccisi, forse non so, quelli delle crociate di 500, 600, 1000 anni fa, perché quale cristiano uccide i musulmani? È sempre il rovescio, sono sempre i musulmani che uccidono i cristiani. Questo devono fare. Io stavo pensando, Dio impedirà un attentato del genere in Italia? Secondo me non lo impedirà, questo faccio una mia opinione, questo lo metto come mia opinione. Non lo impedirà il Signore, perché Dio non ne può più di questa cosa che si sta avendo in Italia, di questo appiattimento. Qui siamo in guerra di religione. Con l'ISIS non si dialoga, con l'Islam non moderato, dico non estremista, non si dialoga lo stesso. Non fanno la guerra con le armi, fanno la guerra con i figli. Ma l'obiettivo è lo stesso, islamizzare l'Italia e l'Europa, conquistare l'Italia. Chi si ricorda quando, io mi ricordo, l'ho visto in televisione quando ero piccolino, con la televisione in bianco e nero, quando Andreotti regalò un terreno agli islamici italiani, tempo di governo Andreotti, quando lui era Presidente del Consiglio, per farci la moschea a Roma. Questa moschea è stata fatta. L'hanno costruita, quando è stata inaugurata, più alta di San Pietro, e il, come si chiama, il giornalista chiese perché l'Islam è più grande del cristianesimo. A Roma, centro cristianesimo mondiale, c'è una moschea più grande e più alta di San Pietro perché l'Islam è più grande del cristianesimo. Questo significa dialogo tra le religioni? Questo è l'Islam moderato. Loro devono dimostrare che l'Islam è più grande del cristianesimo. Quindi il cristianesimo deve scomparire. Lo Ius Soli andrà in questa direzione, perché per lo Stato italiano i cittadini possono essere di qualsiasi religione, per i musulmani no, devono essere solo musulmani. Avremo musulmani italiani cittadini che avranno, secondo
le loro regole, superato il numero delle persone, cioè loro hanno visto che nel 2070 con l'incremento demografico avranno la maggioranza numerica, ci saranno più musulmani che cattolici in Italia, e l'Italia diventa musulmana pacificamente, in maniera, noi diremmo, moderata. Il governo è laico, no? Nessuno crede in Cristo, non ne frega niente se è così. A noi verrà un nuovo periodo di persecuzioni, perché chi è cristiano dirà no a questa cosa, e allora cominceranno persecuzioni cruente contro i cristiani. Non c'è problema, non bisogna fare grandi profeti per capire queste cose. Questo è il futuro. E questo sta avvenendo però per la... Io sto pensando questa cosa. Quando Gesù Cristo disse, ricordate, dice, tu sei tiepido e io ti vomito. Magari fossi caldo o freddo. Allora, per Gesù Cristo, l'ideale sarebbe un cristiano bollente d'amore. Però Gesù Cristo preferisce un freddo a un tiepido, cioè un nemico convinto, combattivo, piuttosto che un cristiano tiepido, senza altre parti. Perché così? San Paolo, prima di essere santo, quando era Saulo di Tarso, combatteva in maniera tremenda i cristiani, era freddo, gelato nei confronti del cristianesimo. Ma il momento in cui si converte, ribaltando la frittata, diventò il più grande predicatore di tutti i tempi. Quindi per il Signore è meglio un nemico di Cristo piuttosto che un cristiano all'acqua di rose. Per il Signore è meglio l'Isis del nostro cristianesimo. Questo significa. Perché almeno quelle persone convinte, persone che ci giocano resistenza, persone che ci investono tempo, soldi, persone che ci muoiono per quell'ideale sbagliato, però ci giocano resistenza. Qui chi si smuove per il Signore? Il cristianesimo tiepido fa vomitare Gesù Cristo. Oggi è necessario per riprendere il fervore di Cristo, il fuoco dello Spirito Santo, non questo che sta andando avanti adesso. Sì, ha detto così. Il Giuseppe viene presentato come una cosa di grande civiltà e il Papa Francesco è presentato come un atto dovuto verso cittadini. Lui aveva detto che quando c'è stato il problema del matrimonio gay, gli è stato chiesto il parere quando c'era la discussione in Parlamento. Lui disse: io non mi intrometto nelle questioni civili italiane. Allora io dico, chi può capire capisca, chi ha la testa per ragionare capisca, che non potremo dire di più. Allora, in questo giorno è il giorno, per quanto riguarda la parola di Dio, del conoscere per rivelazione le persone, è il giorno della chiave che Dio ci dà per aprire i cuori. La chiave di Cristo, la chiave soprannaturale, ci permette di fare delle cose che in natura non si possono fare. Le guarigioni avvengono per il Signore perché Lui possiede una chiave che è soprannaturale e può aprire quello che per natura non si può aprire. Le liberazioni altrettanto. Quanto è bello il racconto indeterminato di Gerasa, al quale Gesù Cristo chiede, non alla persona ma agli spiriti che stanno dentro di lui, come ti chiami? Dal punto di vista dell'esorcista è un grave errore mettersi a dialogare con lo spirito del male. Gesù Cristo lo fece infatti non perché gli interessava
andare a scoprire, sapeva già lui da Dio come era fatto l'inferno. Lui però chiese il nome dello spirito al posseduto perché voleva che la gente capisse che cosa gli stava dentro quell'uomo. Lo spirito rispose: mi chiamo Legione. Detto in termine, la legione è una cosa degli antichi romani, detto in termini moderni, mi chiamo esercito, perché siamo in molti. Un esercito quante persone c'ha? Quanti soldati c'ha? 50.000, 100.000, anche di più. Beh, mettiamo ci fossero 100.000 spiriti dentro di lui. Come stava messo quest'uomo? Un qualche cosa di tremendo. Dice il racconto sommario di com'era quest'uomo, che avevano provato a mettergli delle catene per legarlo, i ceppi che si mettevano ai carcerati, se rinivi quello che ci metti le braccia o le gambe e poi ti chiudono di legno e guai, nessuno si poteva liberare. Questo qui dimostrava una forza soprannaturale, spezzando le catene d'acciaio, rompendo i ceppi, nessuno poteva legarlo. Quando provavano più persone, magari 10-15 forzuti e convinti, a buttarsi addosso per bloccarlo, poverini quante botte ci pigliavano, e uscivano fuori malconci tutti quanti per la forza che aveva questo posseduto. Allora, nessuno aveva la chiave per sciogliere le catene di questa persona. Gesù Cristo lo libera con un comando, uno solo. Allora, se quest'uomo era sotto una potenza maligna infinitamente grande, Gesù Cristo mostra una potenza divina infinitamente più grande della potenza maligna infinitamente grande che possedeva quest'uomo. Questo serve capire a noi oggi: chi è Gesù Cristo? Quanto è grande Gesù Cristo? Che cosa è capace di fare Gesù Cristo? E non tremare di fronte al maligno o alle persone che lo servono. Allora, Gesù Cristo lo liberò con un comando. Quest'uomo è tornato mai posseduto? Quest'uomo, una volta liberato, tornato vestito e sano di mente, voleva diventare discepolo di Gesù Cristo e seguirlo a tempo pieno come gli altri. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù Cristo? Non lo ha accettato come suo discepolo e gli ha dato una missione. Quale? Torna nel tuo paese e racconta ciò che Dio ha fatto per te. Il futuro della vita di quell'uomo, mettiamo che lui abbia vissuto fino a morire per vecchiaia altri 40 anni, non doveva lavorare e mettere a parte i soldi, doveva annunciare a tutti che lui era un posseduto tremendamente tale e che un tale che si chiamava Gesù Cristo di Nazaret lo ha liberato. Quello è più forte del diavolo, tutti dobbiamo credere in lui. La sua vita era annunciare questo Vangelo, questa buona notizia per tutti gli altri giorni che lui campava sulla terra, e ha fatto questo. E quando diceva questo, a quei tempi non c'erano i maghi, le persone che invocavano il diavolo, come oggi. Gli apostoli, gli altri apostoli, c'è il racconto dell'incontro degli apostoli con un tale che si chiamava Simone il Mago, che era un qualche cosa di strepitoso di allora, quando le combinava con le magie. La gente così proprio, stupita dalle magie che faceva questo, dagli imbrogli che faceva. Ebbene, nessuno ha potuto far tornare ad essere posseduto quell'uomo liberato da Gesù Cristo, perché dove lui apre nessuno può chiudere, dove lui chiude nessuno può aprire. Questa è la potente della chiave del Signore. Allora, coraggio, cresciamo in Cristo, prendiamo possesso di quello che il Signore ci ha donato, diventiamo forti nel Signore. La forza di una persona dov'è che si vede? Quando uno osa soffrire per Cristo rimane in piedi. Quando è che l'amore per una persona è forte? Quando anche lo devi pagare col sangue, tu ami lo stesso. Quando è che l'amore è fragile?
Quando è che il matrimonio è fragile? Che basta una litigata, ognuno a casa sua. Questo è matrimonio fragile. Puoi litigare, ma se l'amore è più grande del motivo per cui litighi, non ti spiccichi, non ti dividi, non vai in crisi il matrimonio. Perché ciò che unisce è più grande di ciò che divide. Divide lo spirito del male, unisce lo spirito di Cristo, che è più potente. E non rispetta mai il matrimonio. La questione famosa della comunione a divorziati. Ma dice, per concessione diamo anche la comunione, perché così ce l'accostiamo più vicino. Allora, se uno, in un caso, accomunando, quando stavo su, morì un signore, vennero le figlie, 50 anni circa, e una si vuole confessare, dice, ma io sono divorziata, posso fare la comunione oggi? È la messa di mio padre. Ma scusa, perché sei divorziata? Perché se il marito l'ha lasciata e lei è innocente, allora non è colpa della moglie. Allora, uno ha subito quella cosa, certo puoi fare. No, dice, lui era cattivo, mi faceva soffrire, allora io l'ho lasciato e sono andata con un altro uomo. E da lei andarsene via. Allora, tu hai rotto il matrimonio. Ma come potevo stare con quell'uomo? Era cattivo, mi faceva soffrire. Dice, ma tu non ti rendi conto, se vuoi fare la comunione, significa che tu dentro di te accetti, porti quello che amato soffrendo, amato quelli che lo uccidevano. Tuo marito ti faceva soffrire, tu hai smesso di amarlo, hai fatto il perfetto contrario di quello che ha fatto sulla croce di Gesù Cristo, continuando ad amare i suoi assassini fino alla fine, fino alla morte. Allora, se tu fai la comunione con Cristo, dovresti tornare con tuo marito. Sei disposto ad andare con lui? Ah no, mai. Allora che comunione fai? Tu fai con la bocca, lo metti dentro, col cuore fai la scomunione, cioè fai il perfetto contrario di quello che Gesù Cristo ha fatto. Lui verrebbe dentro di te per darti la forza di amare chi ti fa soffrire, tu invece sei contenta perché hai cambiato direzione e non soffri più per amare la persona che ti fa soffrire. Allora, non è che la Chiesa è cattiva perché ti punisce non dando di più la comunione, è perché è una cosa senza senso, è un sacrilegio che tu vai a, è come se sputassi addosso a Gesù Cristo, tu sei stato un cretino che hai amato quelli che ti stavano ammazzando, tu dovevi maledirli. Io ho fatto meglio, sono andato via da mio marito, mi faceva soffrire. L'uomo non separa ciò che Dio ha unito, io l'ho separato perché mi faceva soffrire. Questa è la mia giustificazione. Ma Cristo è l'amore crocifisso. E allora non posso fare la comunione. Dice, beh, dice, ma come faccio oggi? Che figura ci faccio di fronte ai parenti? Ma allora tu ti importa più della figura di fronte ai parenti o della figura di fronte a Dio? Questo è il problema. Noi abbiamo smesso di fare riferimento a Dio sul giudizio del nostro comportamento. Facciamo riferimento al giudizio della gente. Questa è una cosa che ho imparato nella confessione. Se dico al penitente, ma dai, questa è una cosa brutta, è un peccato, non lo fare più perché il Signore soffre così. Se dico, non lo fare più perché sennò che figura ci fai? Ma non lo faccio più! Perché il deterrente più grande per cambiare vita è la paura di fare brutta figura, di essere mal giudicato dagli altri, più che ricevere il giudizio negativo di Dio. Ma questa, lo spirituale, non è una perversione, non è una cosa storta. Noi dobbiamo temere il giudizio di Dio e infischiarci nel giudizio degli altri. Quello è importante, perché rimarrà per sempre. Gli altri, vabbè, ci possono giudicare male e farci soffrire in questi anni di vita terrena. Poi finisce. E il resto dell'eternità? Mica ci stanno gli altri, ci sta Dio. Allora che cos'è che bisogna temere? Il giudizio di Dio e non il giudizio delle persone. Ok, allora questo per dire i sacramenti. I sacramenti esiste per questo motivo, per questo c'è la regola che un divorziato non può fare la comunione. E poi una cosa che ho scoperto, ho visto con i fatti, allora,
Se tu dici alla coppia, dice, non potete fare la comunione, ecco, la Chiesa è ingiusta, perché ti perseguita, perché la Chiesa ti trova da qui. Poi magari cambiano le cose, succede che c'è in corso la dichiarazione di unità del matrimonio, il matrimonio di quella di Granadura, quindi si possono sposare in chiesa. Una volta sposati in chiesa, non li vedi più, e non fanno più la comunione. Perché ciò che è proibito viene desiderato. Se lo puoi fare, diventa una cosa normale, non interessa più. Così succede. Perché improvvisi di fare quello? 312 alle donne. Oggi è una delle cose dibattute tremendamente. La Madonna del sacerdote? Per diventare importante nella Chiesa bisogna essere sacerdoti? Bisogna essere cardinali, vescovi, papi? Essere persone così significa soltanto ricevere un giudizio più tremendo, più severo da parte di Dio. Perché a me Dio mi chiederà, come è stato il sacerdozio che ti ho dato? Quante anime hai salvato? Ti sei andato a vedere la televisione o ti sei impegnato per salvare gli altri? Cosa che non chiede a un laico. Al vescovo peggio e al papa ancora più, gravemente. A Dio non interessa l'istituzione, lo scalino di comando. Nella Chiesa chi è più importante, la Madonna o San Pietro? Quando Gesù era uscito dal cielo, sulla terra erano rimasti la Madonna e Pietro. Chi era il capo della Chiesa? Chi era la più santa? Davanti a Dio, chi stava più in alto? Pietro o la Madonna? Quindi, che battaglia stupida è andare a conquistare il sacerdozio femminile? Conquistiamo la santità, casomai, che è la cosa che importa davanti a Dio, che è la cosa di cui c'è bisogno oggi. La santità, quello è l'obiettivo da raggiungere, la santità.